Giovedì 20 settembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:31 minuti in questo istante. Buona giornata a tutti, anche oggi, come nostra consueta abitudine, conosceremo un protagonista, dei protagonisti della città di Milano. Insomma, oggi parliamo di una fondazione che è a tutti gli effetti un protagonista della città di Milano, e spazieremo molto però, perché insomma i temi saranno tanti, in vista poi di un evento, di una conferenza, di un incontro di questa sera, proprio fatto e organizzato dalla Fondazione Veronesi, della Fondazione Umberto Veronesi. E abbiamo qui infatti come ospite, gli diamo il benvenuto, Marco Annoni. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un bioeticista, sì, e appunto rappresentante della Fondazione Umberto Veronesi. Esatto. Allora, io ti chiedo, il bioeticista, aspettiamo un secondo, poi dopo ti chiedo anche quello che cos'è, perché è la prima volta che lo sento. Ma Fondazione Umberto Veronesi, quattro parole sulla Fondazione Umberto Veronesi: chi è, che cosa fa, a chi si rivolge? Beh, certo, Fondazione Umberto Veronesi è una fondazione no profit che nasce nel 2003 e che ha due obiettivi principali. Il primo è quello di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza nel nostro paese, e il secondo obiettivo poi è quello di fare divulgazione scientifica e informazione scientifica di qualità. E nel corso degli anni si è impegnata nel sostegno diretto di moltissimi ricercatori, più di 1200 borse di ricerca che sono andate tramite dei concorsi ai ricercatori più meritevoli in campi quali l'oncologia molecolare o altre discipline che si occupano appunto di studiare i grandi problemi che riguardano la salute del nostro tempo. E accanto a queste cose, nell'ambito della divulgazione, c'è anche il nostro comitato etico, di cui poi parleremo. Ecco, appunto, tu sei un bioeticista. Che cos'è un bioeticista? Allora, sì, è una parola che non è molto comune, in realtà è abbastanza semplice. Io mi occupo di etica medica, ho studiato filosofia, lavoro un po' all'università e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'etica medica è una disciplina che, diciamo così, nasce ai confini del progresso medico e scientifico. Noi ogni anno sentiamo di grandi innovazioni tecniche, e la domanda della bioetica sono però se è giusto o sbagliato fare qualche cosa. Le aree tradizionali sono quelle che riguardano i diritti delle persone, i diritti del malato, le scelte di fine vita, e poi tutto quello che riguarda le grandi domande del futuro sulle nuove biotecnologie. Questo perché questa sera appunto alla Casa dei Diritti c'è un incontro, sì, molto importante. C'è un incontro molto importante che sarà dedicato a un tema che è uno dei grandi temi appunto della bioetica anche nel nostro paese, e che è appunto il tema del biotestamento e anche il tema connesso dei lasciti solidali. Infatti vediamo adesso appunto la locandina dell'evento di questa sera, che si intitola Libertà di sapere e libertà di scegliere, appunto. Esatto. È un evento dedicato proprio a questi due temi, perché il punto di congiunzione di questi due argomenti è appunto il titolo di questo evento. Dunque, la libertà di sapere, e infatti questo fa parte del nostro obiettivo divulgativo, e di conseguenza la libertà per tutti i cittadini di poter scegliere in maniera autonoma, di autodeterminarsi rispetto alle proprie scelte di vita e di salute. Come siamo messi con la libertà di sapere in questo momento? Siamo così liberi di sapere davvero le opzioni che abbiamo anche a volte? Beh, rispetto al passato, oggi viviamo in un ambiente, come sapete anche voi bene, che è quasi sovrabbondante rispetto alle informazioni disponibili. E per questo sì, siamo liberi, il problema è trovare delle fonti autorevoli di informazione, soprattutto su temi così delicati quali quelli che riguardano la nostra salute o i nostri diritti. E per quello in un certo senso siamo liberi, ma appunto dobbiamo essere anche noi in prima persona a cercare quelle che sono le fonti migliori di informazioni. E Fondazione Umberto Veronesi si è sempre impegnata nel cercare di produrre dei contenuti autorevoli di qualità, appoggiandosi ad alcuni dei maggiori esperti nei vari settori, che vanno dall'oncologia alle malattie cardiovascolari, e nel produrre quello che è un magazine che si può liberamente consultare online, nel quale vengono raccolte tante fonti di informazioni su vari temi che spaziano dall'alimentazione ma anche per esempio al testamento biologico. La guida sarà quella aggiornata a breve online. Sul testamento biologico, qual è la tua esperienza, quella cosa che non sappiamo, che basterebbe sapere per capire meglio tutto? Ma direi che è molto più semplice compilare il proprio testamento biologico di quello che si pensa, ed è molto meno impegnativo di quello che si pensa, nel senso che
Il testamento biologico non è un documento vincolante che non può essere modificato, ma al contrario, può essere redatto, modificato nel corso del futuro, in ogni momento, in maniera tra l'altro piuttosto semplice. E la cosa importante secondo me è quella di capire che il testamento biologico in realtà non deve essere un documento, una dichiarazione eccessivamente complessa. Per esempio, si può indicare anche solamente il nome di una persona, quella che nella legge viene chiamato il fiduciario, che qualora noi non fossimo più in grado di decidere per qualsiasi motivo per noi stessi, sarebbe chiamato dai medici curanti a farsi interprete delle nostre volontà. A cosa serve? È molto semplice. Serve ad assicurarsi che qualora noi ne avessimo bisogno, magari mai, però può anche capitare, a decidere per noi non sarebbero più degli sconosciuti, ma delle persone che ci conoscono veramente, che abbiamo scelto noi, delle quali ci fidiamo e che sappiamo che saprebbero farsi correttamente interpreti di quella che è la nostra visione della vita, di come noi vediamo le cose. Ecco, ricordaci un po', come funziona il testamento biologico? Come si può fare per redarlo? Sì. E poi, appunto, dicevi, si può anche modificare nel caso, non Certo. è scritto nella pietra e mai più si può toccare, però, appunto, bisogna farlo perché io immagino in questo momento quelle case, no? Come si dice, con tutti gli scongiuri del caso e tutto, però bisogna pensarci, no? Sì, è una. Forse lì abbiamo un po' un problema anche culturale, noi. Forse sì, credo che sia vero, a noi diciamo così, ma a tutti si fa un po' fatica a pensare a quello che potrebbe accadere nel futuro. Una cosa che diciamo noi addetti ai lavori in bioetica è che la bioetica è meglio pensarci prima, perché quando poi una persona normale, che non è un addetto ai lavori, si trova a confrontarsi con i problemi di bioetica, spesso non c'è più il tempo di riflettere con la dovuta calma. Invece questa è un'opportunità di decidere, di confrontarsi con dei temi che rappresentano una parte importante anche della nostra vita e della nostra esistenza. Riflettere a quello che può capitare o semplicemente assicurarsi che, come dicevamo prima, nel caso in cui qualsiasi cosa accada, sia una persona a cui vogliamo bene, di cui ci fidiamo a decidere per noi, sono cose che vale veramente la pena di pensare in anticipo. Come si compila il testamento biologico? Ci sono sostanzialmente due diversi modi nei quali si può redare il proprio testamento biologico. Il primo è di proprio pugno, sostanzialmente. Lo si compila tramite redigendo le proprie volontà in carta libera oppure scaricando uno dei moduli precompilati che sono facilmente reperibili online. Noi ne abbiamo uno che adesso aggiorneremo sul sito di Fondazione Veronesi, ovviamente scaricabile come tutti in maniera gratuita. Ci sono altre associazioni e ultimamente alcuni comuni hanno predisposto anche dei moduli precompilati e quindi il mio consiglio è, a seconda del comune, di andare sempre a verificare se ci sono già dei moduli che poi possono facilitare il depositare il proprio testamento biologico. Una volta compilato, lo si porta dall'ufficiale dello Stato civile presso il proprio comune di residenza e lo si consegna. Lo si consegna, verrà rilasciata una ricevuta da parte dell'addetto del comune, dopodiché il testamento biologico sarà conservato presso gli archivi del comune e ci auguriamo in futuro anche in formato elettronico in maniera da rendere molto rapido il proprio reperimento. La seconda maniera è invece quella non dissimilmente da quello che già avviene con un testamento normale, di rivolgersi a un notaio e dunque di redigere insieme a lui il testamento biologico. Naturalmente deve essere, anche per quanto riguarda il comune, sempre espressione piena delle volontà di chi lo compila, quindi né l'addetto al comune né il notaio devono, come dire, interferire sulle scelte di chi compila il testamento, ma semplicemente attestare che le formalità siano espletate in maniera corretta. Mi parlato appunto di testamento biologico, la libertà di scelta va anche oltre, poi mi verrebbe da dire, Certo. nel senso che, come si dice, il famoso fine vita, quella che è sempre chiamata poi eutanasia, è un termine ancora corretto da utilizzare perché sai, poi in medicina spesso poi i Beh, termini sì, cambiano e certo, questi noi termini. giornalisti facciamo sempre l'errore di sbagliare i termini, quindi per quello chiedo se è Beh, giusto. ma anche i filosofi e anche i dottori, quindi è una cosa comune di tutti. Ma allora, il termine eutanasia direi che andrebbe ristretto a una fattispecie molto chiara, cioè il fatto di assecondare una persona che lo chiede in maniera esplicita ed è pienamente consapevole ed autonoma, quindi nel pieno possesso delle facoltà mentali, di porre fine alla propria esistenza. Quindi porre fine all'esistenza di una persona che non lo ha mai chiesto o ha manifestato volontà contraria non è eutanasia, come facevano per esempio nei campi di prigionia nella Seconda Guerra Mondiale. Quella è semplicemente un omicidio. Quindi io separerei le due cose. Detto questo, l'eutanasia può riguardare, secondo alcuni, due diversi tipi di fattispecie. Uno è un tipo di eutanasia denominato attiva,
la quale richiede di compiere un'azione da parte di qualcuno. Immaginiamo un medico, come avrete sentito magari questi racconti delle cliniche al confine della Svizzera, che somministra per esempio un sedativo molto potente che poi può portare in congiunzione con altri medicinali alla morte. Oppure un'eutanasia di tipo passivo, nel quale si tratta semplicemente di sospendere, per esempio, una macchina che aiuta la respirazione artificiale. Secondo altri, invece, questa distinzione non vale sul piano morale, dunque dell'etica, di cose giuste e cose sbagliate, perché in tutti e due i casi il risultato che si ottiene è tramite un'azione o un'omissione, alla fine è sempre lo stesso, quindi di portare una persona che lo ha richiesto a terminare la propria esistenza. Per quanto riguarda la relazione eutanasia-testamento biologico, a oggi in Italia le due cose viaggiano su binari separati, perché la legge sul testamento biologico prevede che nelle proprie volontà anticipate, infatti si chiama testamento biologico, ma nei termini della legge attuale disposizioni anticipate di trattamento o DAT, si può richiedere di venire all'interno di un contesto medico. Le proprie volontà possono riguardare soltanto ciò che non è contrario alla deontologia professionale dei medici. A oggi, siccome la legge italiana non prevede la possibilità per i pazienti di richiedere l'eutanasia e lo statuto deontologico, quindi i doveri professionali dei medici e dei professionisti sanitari, non lo contemplano, anzi lo considerano contrario ai fini della medicina, non si può chiedere nel testamento biologico qualsiasi pratica di tipo eutanasico. Per cui le due cose sono separate. Diciamo tante distinzioni, però insomma, bisogna stare molto attenti appunto alle parole che usiamo. Ma tu a un certo punto hai detto giustamente, dice, come ad esempio quelle famose cliniche in Svizzera. Sì. In realtà mi dicevi poco fa fuori onda che certi strumenti però potrebbero esistere già anche Certo. in Italia, e non stiamo parlando appunto di eutanasia, parliamo solo di aiutare, diciamo, a finire Sì. degnamente i propri giorni, mi verrebbe da dire, no? Assolutamente sì, questo è un tema cruciale e molto importante. Oggi noi abbiamo una legislazione, almeno sulla carta, molto avanzata per quanto riguarda le cure palliative e le terapie del dolore. Grazie ai processi e agli sviluppi, ai progressi della scienza medica, noi oggi siamo molto bravi a combattere il dolore. Questo però richiede la conoscenza da parte del paziente, che deve sapere che è un suo diritto quello di chiedere alcune pratiche per lenire o togliere del tutto il dolore e la sofferenza, e anche naturalmente una predisposizione di strutture adeguate, di una formazione del personale medico-sanitario che sia adeguata. La pratica però di cui ci interessa veramente parlare è quella della cosiddetta sedazione palliativa continuata e profonda. Che cos'è? È una pratica non dissimile da quella dell'anestesia, per esempio, che le persone ricevono comunemente per sottoporsi a delle operazioni, tramite la quale è possibile modulare il livello di coscienza di un paziente che soffre e che ha una sofferenza refrattaria a tutti gli altri trattamenti. È una sorta di ultima spiaggia. Se tutte le altre terapie del dolore hanno fallito nell'abbassare o nel togliere o nel riportare sotto una soglia di accettabilità il dolore del paziente, esiste ancora questa possibilità, che consiste nel chiedere sostanzialmente di essere addormentati per un periodo prolungato oppure di essere addormentati in stadio terminale fino al naturale sopraggiungere della morte. La cosa importante è che questo è già un diritto riconosciuto dalla legge e dalla Corte Costituzionale. Quindi i pazienti terminali devono sapere che è loro diritto chiederlo in piena autonomia qualora essi giudichino le proprie sofferenze non più tollerabili. È proprio questo che fate, quindi, insieme in Fondazione Veronesi, cioè diffondere, fare Certo. sapere, perché immagino che molti pazienti, molte persone non sappiano, ad esempio, di questa esistenza, di questa possibilità, di questa opzione, che da quanto ho capito la discriminante è sempre quella del dolore da una parte, quindi il medico è, diciamo, richiamato al suo dovere di farmi soffrire il meno possibile. Certo. Di contro, appunto, il codice deontologico dice però devo garantire la rimanenza in vita fino all'ultimo secondo, diciamo. Cioè, e quindi è questo che poi crea, no, Sì. la dicotomia e il problema sull'eutanasia, da quanto ho capito, giusto? Sì, è corretto, è proprio questo sorta di bilanciamento che trova nel compromesso legislativo di permettere alle persone comunque di accedere alla sedazione palliativa continuata e profonda, secondo me è una via ragionevole oggi per permettere a tantissime persone che sono in una condizione di acuta sofferenza, che giudichino non più compatibile con la propria dignità, di non dover necessariamente sobbarcarsi un viaggio e le spese per andare in Svizzera a ricorrere a pratiche di tipo eutanasico, ma di trovare già sul nostro territorio
alcuni strumenti che possono veramente fare al caso loro, e questo significa poi appunto magari stare nelle prossimità della propria abitazione, di poter decidere come e quando ricorrere a questo tipo di terapie insieme anche con i propri parenti e le persone a cui vogliamo bene. E di questo parlerete questa sera alla Casa dei Diritti? Sì, parleremo proprio di questi temi, avremo degli altri speaker anche di eccezione, avremo un professore di diritto costituzionale dell'Università di Trento che illuminerà alcuni degli aspetti della legge, avremo il notaio Abbate che è un noto esponente dell'Associazione Notarile Italiana, ci sarò io che cercherò di chiarire altri aspetti che riguardano l'etica del testamento biologico e poi avremo Ferdinando Ricci che è un nostro responsabile di Fondazione Veronesi che porterà il tema anche su quello che è l'altra metà, diciamo così, della medaglia che è quello dei lasciti solidali. Un'altra maniera di essere informati prima di tutto di questa possibilità e di poter decidere di destinare una quota di ciò che si possiede, naturalmente sempre in congruenza con quelle che sono le leggi oggi che appunto predispongono le varie allocazioni delle proprie eredità, a enti no profit, nel caso di Fondazione Veronesi, per esempio, per sostenere la ricerca scientifica di eccellenza nel nostro Ecco, paese. allora, raccontaci bene come funziona appunto quella dei lasciti testamentari, come funziona? Sì, è uno strumento che nel nostro paese si sta diffondendo molto rapidamente, sono molte le persone, si stima che nei prossimi anni saranno circa 48.000 le famiglie che faranno ricorso a questo strumento. È anche qui molto simile a un testamento tradizionale, si può redigere in forma olografa, quindi di nuovo stendendo a penna, firmando e conservando un documento. La maniera migliore, però quella forse più sicura, è quella di farlo per atto pubblico, quindi di nuovo con l'ausilio e il supporto di un notaio, oppure si può farlo anche in forma segreta. Semplicemente si dichiara con nome e cognome, poi noi abbiamo una guida anche su questo che spiega in maniera molto semplice e dettagliata tutti i procedimenti che bisogna soddisfare per redigere il proprio lascito testamentario. Si dichiara di voler, donare parte di ciò che si possiede, può essere qualsiasi cosa, una proprietà, una parte, una somma in denaro o altri tipi di beni, a una causa che si sceglie, quindi Fondazione Veronesi per la ricerca scientifica o ad altre cause. È un Una causa modo per benefica. portare avanti, esatto, sì, i propri valori. Come dicevi tu, però, senza rischiare, perché una cosa immagino i figli, i nipoti che Ah, diranno non certo. fatelo perché serve tutto a noi, no? Insomma, invece no, rimane comunque una parte che la legge È definisce, le garantita per famose per legge. legge, questa è, diciamo, la parte, diciamo, in capo Sì, è una alla percentuale. percentuale. Sì, è un modo per così dire per portare veramente i propri valori avanti anche dopo di sé, di far proseguire la vita dopo la propria vita. E io vorrei sottolineare di diventare dei donatori quando si sceglie di farlo. Ma molto spesso si pensa che la donazione in tutte le sue forme debba avere una sorta di ritorno nel futuro. Secondo me non è così. Il vero senso della donazione è quello di decidere oggi di diventare donatori. Può essere donatore di sangue, di midollo, di organi che si può specificare nel proprio testamento biologico o dei donatori di una parte di ciò che si possiede per altre cause nelle quali si chiede. Come dire, il vero ritorno, il vero significato di queste donazioni è nel sapere oggi di essere diventate dei donatori e quindi parte di qualcosa più grande di noi. Allora, Marco, ricordiamo l'appuntamento di questa sera, 17:30, Casa dei Diritti. Sì, Milano. E ingresso gratuito, previa registrazione fino ad esaurimento posti. Fondazione Umberto Veronesi, tema il testamento biologico e i lasciti testamentari e solidali. Dicevi sui lasciti testamentari che sempre più gente sceglie di farlo, dicevi, Sì, cioè, avete visto proprio una c'è un crescita grande quasi incremento. esponenziale. Secondo te, che cos'è che spinge poi le persone appunto a fare questo tipo Ma di secondo me c'è scelta? un desiderio molto forte di lasciare un segno dopo di sé. Cioè di poter decidere già ora di spendersi per delle cause nelle quali si crede. Io credo che sia un pensiero molto bello e molto di conforto anche per le persone che decidono di fare questo tipo di scelte. Prima non si sapeva che questi strumenti erano disponibili, oggi le persone sono maggiormente informate grazie anche a iniziative come quella di oggi e grazie a voi che ci avete ospitato oggi per poterne parlare e di conseguenza questa è diventata un'iniziativa molto attrattiva per chi guarda al futuro e guarda oltre se stesso e crede appunto in valori come quelli della ricerca scientifica che oggi noi sappiamo ha tempi mediamente lunghi, ma il ritorno per le generazioni future è concreto, tangibile e a volte rivoluzionario.
Beh, Marco, io ringrazio te per essere stato qui con noi Grazie a voi. sicuramente. Grazie a voi. Appunto, siamo in chiusura del nostro tempo di oggi. Ricordiamo allora, questa sera alle 17:30 alla Casa dei Diritti con la Fondazione Umberto Veronesi, libertà di sapere, libertà di scelta, testamento biologico, lasciti testamentari. Insomma, poi sono libero di chiedere qualsiasi informazione, immagino. Anzi, dacci le coordinate della Fondazione Veronesi nel caso uno volesse approfondire i vari temi che abbiamo oggi Certo, allora toccato. basta andare sul sito di Fondazione Umberto Veronesi, www.fondazioneveronesi.it, trovate tutte le informazioni che riguardano tutti i temi di cui abbiamo parlato, il tema dell'evento di oggi e anche dei contatti, oltre a dei documenti divulgativi e delle guide completamente gratuite. Posso dire che in futuro, per esempio, per il testamento biologico, se ci saranno dei problemi, ci sarà il mio indirizzo, basterà scrivere e cercherò di venire incontro e aiutare chi vuole compilarlo. Perfetto, io Marco ti invito a tornare ogni qualvolta Volentieri. Fondazione Veronesi abbia nuove iniziative da promuovere, siamo ben contenti di dare spazio a iniziative del genere. Grazie mille per il tuo Grazie a voi. lavoro, ci vediamo questa sera alle 17:30 allora alla Casa dei Diritti di Milano. Grazie mille davvero Grazie, Marco. grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre è per domani alle 12:30, sempre qua per raccontarvi i fatti principali di Milano, i suoi protagonisti, tutto ciò che fa città metropolitana. Grazie mille, arrivederci.